ultimi scampoli di vacanza per gli studenti italiani non impegnati negli esami di riparazione. Le scuole stanno per riaprire e alla spicciolata torneranno tutti tra i banchi nell'arco di circa 2 settimane. Ansia mista di emozione, sorrisi e nervosismo sono gli effetti della prima campanella dell'anno suonata già da questa mattina per gli studenti del liceo Vittoria Colonna di Roma, uno dei primi istituti romani ad inaugurare il nuovo anno scolastico. Per i veterani l'appello è stato alle 8, le prime classi invece sono entrate a scaglioni. Accanto agli studenti romani, oggi vacanze finite anche per i giovani del Piemonte. Mercoledì 11 e giovedì 12 a tornare sui banchi saranno gli studenti campani e lombardi. Se la prenderanno comoda invece gli studenti pugliesi, che saranno gli ultimi a chiudere le vacanze il 18 settembre. Dal 20 al 27 settembre si terrà una settimana di mobilitazione internazionale per il clima, che culminerà con il terzo sciopero globale il 27. In milioni usciremo dalle nostre case e dai nostri posti di lavoro per unirci ai giovani in marcia nelle strade per il Climate Strike, scrivono sulla pagina Fridays for Future di Roma. Chiederemo la fine dell'era dei combustibili fossili ed intraprendere azioni urgenti allo scopo di scongiurare il collasso climatico. La crisi climatica è un'emergenza, dobbiamo agire di conseguenza e mostrare ai politici quante persone in tutto il mondo non hanno più intenzione di stare a guardare. J-Ax a Ostia Lido, dopo aver lanciato il tormentone estivo che ha fatto della spiaggia di Roma una delle più citate di questa estate, il rapper il prossimo 11 settembre parteciperà in Piazza dei Ravennati all'Algida Red Party, dalle ore 16. L'evento nasce per promuovere l'inclusione sociale nel territorio del municipio decimo, anche attraverso il sostegno ad Anfa Sollus. Il video della canzone Ostia Lido ha raggiunto 47 milioni di visualizzazioni, rimanendo nelle classifiche da settimane. Nozze a sorpresa per Carolina Crescentini e Francesco Motta. L'attrice e il cantante hanno pronunciato il sì sabato scorso 7 settembre nel Grossetano, in presenza di una cerchia ristretta di amici e parenti. I neosposi, in abiti eleganti firmati Gucci, hanno scelto la cerimonia civile e annunciato il matrimonio il giorno dopo a cose fatte. La loro love story è iniziata nel 2017. Jammin è la rassegna promossa dal St. Louis dedicata ai gruppi emergenti e alla scoperta di nuovi talenti in ogni ambito musicale, giunta alla sua 17ª edizione. Sul palco dell'Auditorium, Parco della Musica di Roma, il festival sotto la direzione artistica di Stefano Mastruzzi e Francesca Gregori, nel corso degli ultimi 17 anni ha promosso la giovane sperimentazione a livello internazionale e i migliori artisti emergenti italiani, dando spazio alla più variegata offerta musicale di universi sonori. Anche quest'anno una accurata selezione porta sul palco giovanissimi artisti, jazzisti, cantautori, produttori, compositori e autori che si esibiscono nel corso di diverse serate presentando il proprio progetto di musica originale.